Buongiorno dottor Wisp, il servizio che è a disposizione di tutti, non solo dei tesserati Wisp o degli uomini e delle donne di sport. Oggi torna con un dottore che conosciamo e che apprezziamo, soprattutto il dottor Carlo De Luca, specialista in ortopedia e traumatologia e ovviamente dirigente presso l'ospedale civile di Pescara nel reparto ovviamente di ortopedia e traumatologia. Dottore, grazie per essere tornato con noi. Devo dire che da buon podista, perché il dottore è anche un tesserato runners Pescara, quindi maratoneta e oltremaratoneta, sicuramente conosce e avrà sperimentato le varie patologie di cui parliamo. Purtroppo sì, tu sai meglio di me che durante qualsiasi attività di corsa, spesso e volentieri inizi già al centesimo metro, inizi a sentire i primi dolori, quindi conosci perfettamente tutte queste patologie. Tra l'altro in questa puntata affronteremo patologie, ahimè, proprio sconsigliate forse a coloro che fanno attività traumatiche. Assolutamente sì, a me devo dire oggi andiamo un po' contro il nostro amore sportivo, perché in realtà le patologie che affrontiamo non sono proprio idonee per portare avanti un'attività di corsa. E allora sveliamo subito quella che è la puntata di oggi. Andiamo a parlare di piede e retropiede. Sì, avete capito bene, retropiede, proprio perché il piede è un'articolazione talmente complessa che va studiata proprio in ogni dettaglio. Esattamente, dottore. Esattamente, un'articolazione molto complessa, composta da molte articolazioni, più grandi e più piccole, e da diversi elementi ossei. È una struttura che si sviluppa in lunghezza tanto da poter dividere un avampiede, un mesopiede e un retropiede. In questa slide ci focalizziamo sul retropiede, che ha come due elementi cardini l'osso del calcagno e l'osso dell'astragalo, che è fondamentale nella dinamica del passo e nel momento di appoggio a terra, e quindi è una struttura che non trova mai riposo durante l'attività. Ma le affronteremo poi nel corso della puntata, le patologie che riguardano questa parte, ma andrei un attimo a vedere e a spiegare che cos'è invece l'avampiede. L'avampiede, come dice la parola stessa, è la porzione più anteriore del piede, in realtà è quella che coinvolge le dita del piede, ma soprattutto le ossa antecedenti alle dita, che si chiamano metatarsi. E in questa slide mettiamo subito il dito nella piaga sulla patologia più frequente e più conosciuta dell'avampiede, che è appunto l'allucevalgo. Sull'allucevalgo voglio girare al dottore una domanda che mi fanno in tanti: è possibile che l'allucevalgo si vada a deteriorare nel tempo, ossia un allucevalgo che non dà fastidio nel giro di qualche anno deve essere in qualche modo operato e rimesso a posto? Allora sì, l'attività determina sicuramente un peggioramento della patologia. È ovvio che l'allucevalgo viene sia alla persona che deambula semplicemente, sia all'atleta che fa running. L'atleta sottopone l'avampiede a degli stress deambulatori di carico dinamico e statico estremamente più elevati, e favorisce maggiormente lo sbilanciamento di questa struttura e l'accentuazione di questa deviazione. Ma dottore, la domanda può essere banale: si nasce con l'allucevalgo oppure l'allucevalgo può venire nel corso d'opera? La domanda è molto intelligente in realtà. La risposta non è semplice, perché quello è uno sbilanciamento biomeccanico di una struttura molto complessa, perché il primo raggio, cioè il primo metatarso, è l'alluce, che è il primo dito del piede, il dito cosiddetto più grande, sono deputati a una funzione fondamentale, alla funzione di spinta. In questo lavoro, che evidentemente da un punto di vista cinematico è molto più complesso di come lo stiamo descrivendo per farci comprendere un pochino, e in questo lavoro le spinte e i vettori di forza, lavorando per una vita intera, tendono a scompensarsi, e si scompensano anche soltanto camminando. E va da sé che nell'impatto molto più energetico che si ottiene durante l'attività di corsa, questo sbilanciamento diventa di massima intensità, e quindi può scatenare una perdita di controllo della posizione per tutta una serie di situazioni.
Si nasce, esiste la possibilità di avere condizioni di malposizionamento sin dai primi anni di vita, ma tutto sommato sono abbastanza rare e rivestono poi elementi diagnostici nell'ambito di patologie molto più complesse, per esempio le lassità legamentose. Abbiamo parlato del retropiede, abbiamo parlato dell'avampiede, a questo punto mi verrebbe da chiedere se esistono anche delle patologie a ponte. Sì, perché in questa lunga struttura che è il piede è necessario, un po' come i ponti moderni a tensostrutture, è necessaria una struttura che colleghi ciò che sta a capo e ciò che sta a piedi. E questa struttura è la fascia plantare. Ed è una struttura che i runner conoscono benissimo, ecco questa slide, ecco, ci dà chiara indicazione, esattamente, ci dà questa indicazione del ponte con il criterio della tensostruttura. Quella fascia lì ha una funzione fondamentale, perché richiama tutto il movimento del piede durante la cinetica del passo, tacco, pianta, punta, durante le cinetiche della corsa con il momento di appoggio, il momento di spinta e il momento di swing. È una struttura determinante che contribuisce a una delle patologie più frequenti sia della persona comune di tutti i giorni sia soprattutto dell'atleta. Quali potrebbero essere le patologie più frequenti proprio della struttura a ponte? Allora, questa struttura tende con il sovraccarico funzionale, cioè quando l'utilizzo della struttura è eccessivo o magari viene fatta lavorare in condizioni improprie, per esempio le calzature, tende ad infiammarsi con molta facilità e a sviluppare una sindrome che è la fascite plantare, che rientra in un grosso capitolo di infiammazione di questa struttura e della struttura dove si va a collegare posteriormente, cioè al calcagno, e che può svilupparsi sia soltanto come infiammazione sia come borsite. Quella macchietta blu che vedete in basso indica la formazione di una piccola borsa sierosa al di sotto dell'inserzione sul calcagno, sia come maggiormente conosciuta e temuta un po' da tutti, con la formazione di un'escrescenza ossea nota come sperone calcaneare. Ecco, ed è proprio qui che volevo arrivare, perché anche quella è un'altra croce un pochettino dello sportivo in genere, e parlando con il dottor De Luca, del podista in particolare. Assolutamente, perché chiaramente gli sport in scarico aiutano molto, anche il soggetto che già dovesse avvicinarsi all'attività ginnica con una patologia preesistente, lo sposto in scarico lo aiuterebbe, ma il podista, ahimè, non può fare diversamente, perché il suo strumento di lavoro è il piede, e questa presenza estranea ed eccessiva sul calcagno, cioè questa formazione di carattere osseo sul punto di inserzione della fascia plantare, quindi dobbiamo espandere un po' il concetto patologico, in realtà non è soltanto un piccolo speroncino osseo, è proprio tutta una struttura che si ammala. Si ammala, nell'ammalarsi questa fascia plantare favorisce una deposizione di calcio, perché dilata le strutture periostee sul calcagno, nella zona di inserzione, nelle intesi di inserzione, e quindi in realtà va a sviluppare questa condizione che per il runner è estremamente invalidante, perché quando andrà a fare carico, e lo deve fare per forza anche il runner più esperto come un campione come sei tu, ahimè in certi momenti deve far uso del calcagno, certo. per ammorbidire un attimino, tu sai meglio di me, gli appoggi e quant'altro, e là sono, come si suol dire, dolori. Sono dolori. Purtroppo sì. Basterebbe salire un pochettino dal calcagno al tallone per avere un'altra di quelle patologie, sì, che comunque interessano tendine d'Achille o tallone, sì, che sono forse le più frequenti, sì, tra gli atleti. Sì, assolutamente. Tutto questo movimento di cui stiamo parlando oggi viene stimolato, favorito, potenziato, innescato da un tendine importantissimo che sottende un muscolo importantissimo, cioè il tendine d'Achille che sottende il famosissimo polpaccio. Lì entriamo in un altro grande capitolo. Nella slide abbiamo condizioni di tendine d'Achille
sano di tendine d'Achille infiammato, di tendine d'Achille degenerato e quindi alla fine di tendine d'Achille purtroppo lesionato. Guardiamo questa foto e mi rendo conto che tanti problemi del tallone in realtà sono problemi del tendine d'Achille, sì, perché ha un'attaccatura, sì, molto bassa. Sì, ha un'attaccatura sulla porzione superiore e posteriore del calcagno. Tant'è vero che il famoso sperone calcaneare, che tutti concepiscono come sotto al piede, in realtà esiste anche nella sua variante sopra il piede, cioè nel punto di inserzione del tendine d'Achille. È un concetto un pochino più avanti, però bisogna comprendere come polpaccio, tendine d'Achille, calcagno e fascia plantare sono in realtà un organo unico. Ecco, questa slide ridà un pochino questa dimensione. Sì. L'immagine rosa posteriore che si va a inserire sul calcagno si va a inserire nella parte posteriore superiore del calcagno e per lavorare bene Madre Natura vi ha messo vicino le famose borse mucose, che sono dei piccoli ammortizzatori che favoriscono il movimento e ne riducono l'infiammazione. Quando questo movimento è eccessivo, il lavoro è sovrabbondante e quant'altro, un'altra patologia che si sviluppa nel retropiede è proprio l'infiammazione di queste borse, che appunto si chiama borsite sierosa. Abbiamo parlato di problemi che sono molto ostici e direi anche, sì, molto frequenti, parliamo magari anche di come si possono risolvere. Sì, sì, decisamente. E chiaramente dobbiamo fare dei distinguo in tutte e tre le patologie che abbiamo elencato questa sera, tendine d'Achille, sperone calcaneare e alluce valgo. In tutte e tre dobbiamo sempre partire dalla terapia medica e dalla terapia fisica. Quindi potremmo comunque cercare di anticipare o escludere il trattamento, esattamente, chirurgico. Esattamente, l'approccio non è mai primariamente chirurgico se non per un caso soltanto, cioè la rottura del tendine d'Achille. Là non abbiamo modo di poter scegliere, a quel punto c'è una rottura completa della struttura che perde completamente la funzione. Questa slide ci indica l'intervento moderno, peraltro estremamente mini-invasivo, che facciamo, è una cosiddetta tenosintesi percutanea. Praticamente facciamo passare dall'esterno all'interno e facciamo riuscire all'esterno dei fili che vanno a ricongiungere i due tratti di rottura del tendine d'Achille. Facciamo questo praticamente senza incidere e senza entrare all'interno dell'organismo. Questo è di grandissimo beneficio, riduce i tempi chirurgici, riduce i tempi di recupero, permette a Madre Natura di lavorare meglio sulla cicatrizzazione del tendine e riduce tutto sommato anche la sofferenza del paziente. E questo per esempio è il trattamento chirurgico del tendine d'Achille, ma solo perché siamo arrivati alla lesione completa. Quando, certo, invece è una condizione di infiammazione o di degenerazione, che è la condizione che precede la rottura del tendine d'Achille, lì dobbiamo lavorare di terapia medica e terapia fisica ed esistono diverse soluzioni. Per quanto riguarda lo sperone calcaneare, anche in questo caso si ricorre di, sì, frequente all'intervento? Un pochino meno del tendine d'Achille nella sua variante della lesione. Ci sono però dei casi refrattari di sperone calcaneare che non rispondono alle terapie incruente e allora qui dobbiamo ricorrere a trattamenti chirurgici più o meno invasivi. Qui vi ho voluto mostrare un trattamento mini-invasivo con incisione della fascia e microsportazione dello sperone calcaneare, ma questo serve a ribadire quindi quel concetto detto prima. In realtà è vero, sì, che si è formato lo sperone, ma ciò che ci farà veramente soffrire è la fascia in tensione, tant'è vero che nel trattamento chirurgico andiamo a fare una microincisione sulla fascia, cioè in poche parole detendiamo la struttura. Brevissimamente andrei invece a concludere con l'intervento sull'alluce valgo, che credo sia un po' più impegnativo, un po' più invasivo. Perfetto Alberico, dici giustissimo, estremamente più invasivo, estremamente più impegnativo. Vi posso assicurare che quella in realtà rimane ancora una microinvasività. La slide è un attimino magari cruenta per cuori un pochino più leggeri, però... Ma quanto è risolutivo? È totalmente. Totalmente risolutivo. Sì, totalmente risolutivo. Guardate, le recidive esistono sempre.
però è totalmente risolutivo. E allora diciamo che nonostante il consiglio di un intervento chirurgico diamo comunque delle buone notizie, perché ormai si riesce a risolvere definitivamente il problema. Ringrazio il dottor De Luca per la sua capacità espositiva, ringrazio ovviamente tutti i nostri telespettatori. Omnibus Salute, che è il nostro partner 2018 e che ci dà la possibilità di offrire questo servizio, ringrazio la WISP ovviamente, saluto il dottor De Luca, arrivederci alla prossima puntata. Buonasera a voi.